una pagina dedicata alle gang giovanili. Ne parliamo da tempo, episodi di violenza, faide proprio di queste ore. Un'operazione di polizia e carabinieri nell'ambito delle indagini sulla faida milanese fra bande di rapper responsabili di alcuni episodi di violenza nei mesi scorsi, tra i quali anche la gambizzazione di due cittadini senegalesi. Arrestati i trapper Baby Gang e Simba La Rue, 11 in tutto i destinatari dei provvedimenti restrittivi, tra i quali anche due minorenni. E per la prima volta arriva una mappa delle gang giovanili in Italia, un rapporto basato sui dati delle forze dell'ordine realizzato da Transcrime, il centro di ricerca interuniversitario della Cattolica del Sacro Cuore, l'Alma Mater di Bologna, l'Università di Perugia, con il servizio analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la Giustizia Minorile. Noi diamo il buongiorno al prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno, prefetto. Avete fatto una mappa delle baby gang, che cosa è emerso? Come premessa mi piace sottolineare l'impegno della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel fare un lavoro ulteriore rispetto a quello che viene richiesto alle forze di polizia, in quanto ha messo a disposizione un patrimonio informativo, lo ha sistematizzato per poter comprendere meglio un fenomeno che spesso nella narrazione assume i contorni più diversi a seconda dell'episodio di cronaca che accade. Oggi abbiamo una fotografia che intanto ci aiuta anche a qualificare un fenomeno. Nel passato li abbiamo definiti dalle paranze dei bambini alle baby gang, oggi intanto usiamo una terminologia più tecnica e parliamo di gang giovanili, e queste gang giovanili, mappando tutti gli episodi che si sono verificati dal nord a sud della nostra penisola, ci restituisce una fotografia con almeno quattro diverse tipologie di gang giovanili. Intanto un'aggregazione più fluida, meno strutturata, composta da giovani che hanno dai 14 ai 18 anni, poi la media, se andiamo a vedere, si restringe ulteriormente. Ma questo tipo di associazioni non sono strutturate, non hanno una gerarchia chiara, un'organizzazione definita e quindi hanno più fluidità. Queste sono prevalentemente composte da italiani e sono un po' a macchia di leopardo in tutto il territorio. Assumono le denominazioni più strane, per esempio a Lecco sono Baby Gang, a Milano sono Ripamonti M5, a Bolzano sono la banda di Casanova, a Ravenna la Massa Negra e con nomi di fantasia. L'altra tipologia di organizzazioni di gang giovanili sono invece quelle strettamente legate a organizzazioni criminali italiane. Sono ovviamente composte prevalentemente da italiani, sono presenti maggiormente nel sud o comunque in regioni dove ci sono enclavi della criminalità organizzata, sono più pericolose, penso alla paranza dei bambini, cioè alla paranza del Gran Sibilio nel napoletano, o e questo pure fa riflettere, alla banda della Magliana, questo gruppo che invece opera nel Vibonese e che evidentemente nello scegliere questa definizione sembra un po' risentire della narrazione cinematografica e letteraria. Per quanto riguarda poi le altre tipologie di gang, abbiamo quelle che si ispirano alle organizzazioni criminali estere, quindi a gruppi etnici come i Latinos, la Mara Salvatrucia, piuttosto che il Barrio Ballier, che si ispira a quelli che sono stati i movimenti delle Ballier in Francia, oppure nel Sassarese di Black Hawks, o a Spezia la banda di Piazza Verdi. Queste tendono a strutturarsi, tendono ad avere dei simbolismi, dei riconoscimenti organizzativi, e anche queste hanno un livello di pericolosità maggiore proprio perché tendono a replicare modelli organizzativi che esistono in altri paesi del mondo, anche se poi si ibridano nel momento in cui si presentano nel territorio nazionale. L'ultima tipologia è più strutturata rispetto a quelle più fluide del primo gruppo, sono legati alla criminalità organizzata e non, comunque non amano avere segni particolari di riconoscimento proprio per mimetizzarsi meglio e poter compiere attività criminali in genere. Prefetto, ci aiuti a far luce un po' su questi nomi delle gang giovanili, alcuni dei quali sembrano veramente frutto di romanzi, la banda di Casanova Bolzano, SIC 39057,
2007 la gang dei Kalashnikov a Trieste. Ecco, ma chi è che dà questi nomi? Se li danno loro stessi, perché? Oppure è una denominazione che dà il mondo adulto proprio per identificarli meglio? Anche qui bisogna vedere caso per caso. Non li dà il mondo adulto, se li danno queste stesse organizzazioni, fa parte della narrazione, fa parte un po' come in tutte le cose della vita, tra elementi che sono tipici di una determinata realtà territoriale e quindi ci si ispira piuttosto a un quartiere, piuttosto che a un episodio, o a narrazioni, a quelle che sono falsi miti che vengono costruiti nell'immaginario, nella cinematografia. Facendo questa analisi, l'obiettivo è anche quello di cercare di intervenire e per prevenire. In che modo? Trattandosi di giovani, in alcuni casi di giovanissimi, il modello da seguire è quello della prevenzione, dell'intervento in prevenzione, e successivamente, e questo ovviamente è il lavoro del Dipartimento della Giustizia Minorile, in fase di recupero. Inevitabile è l'intervento repressivo da parte delle forze di polizia, che chiaramente è calibrato alla dimensione del fenomeno e alla giovane età degli autori di questi reati, ma come tutti i fenomeni criminali, e in particolare quelli nei quali gli autori dei crimini sono minorenni, una società deve organizzarsi per intervenire attraverso le principali agenzie, che sono la famiglia, la scuola, i servizi sociali, in prevenzione. Il momento della repressione è comunque un fallimento di un modello educativo, di un modello formativo. È evidente che dietro la criminalità giovanile c'è anche un disagio che può avere tante chiavi di lettura, non sta a me scendere in questo campo, ma è evidente che c'è un disagio, e quindi un po' in generale le risposte devono essere tutte declinate in termini di prevenzione, ancor di più quando si tratta di giovanissimi. Quante sono le organizzazioni, le gang giovanili che nascono proprio espressamente nel mondo giovanile, e quante invece sono quelle organizzazioni criminali giovanili che nascono per volontà di un mondo criminale adulto? Il rapporto fotografa un po' proprio questa dicotomia, queste gang che proprio quando sono espressione direttamente di giovanissimi sono destrutturate, hanno caratteristiche più fluide, quindi fondamentalmente sono anche meno pericolose. Quando si tratta di gang che invece sono funzionali al lavoro, costituiscono monovalanza della criminalità organizzata, e lì c'è la mano dell'adulto, e queste gang assumono caratteri di maggiore pericolosità, e il minorenne di fatto diventa lo strumento e usato dalle organizzazioni criminali, che approfittano della giovane età per poter avere servizi e supporto nelle loro attività criminali. Ecco, un'ultima cosa, perfetto Rizzi, analizzando la prima tipologia, quella di sparsa per su tutto un po' il territorio nazionale, senza una aggregazione precisa, più fluida, che poi insomma i reati commessi sono quelli di risse, lesioni, aggressioni, bullismo, vandalismo, atti di violenza verso coetanei, verso più deboli, lei parlava di disagio sociale, e registriamo un'escalation di violenza, di questi tipi di atti di violenza. È proprio abbastanza simbolico di quel tipo di... Vediamo anche l'inchiesta adesso proprio di questi giorni fatta dalla Procura dei Minori di Roma, della capitale. Queste gang, proprio perché sono espressione di gruppi disorganizzati, di ragazzi molto giovani che hanno un'età tra i 15 e i 17 anni, questo come età media, perché poi ci sono anche persone più adulte, tendono da un lato a non neanche cogliere il disvalore delle proprie condotte, e quindi c'è un po' come nella piramide della violenza, ritiene che determinate condotte costituiscono addirittura forme di goliardia, penso al bullismo, e poi dal bullismo vengono fuori invece rapine, furti, lesioni in danno di coetanei, e quindi un'escalation che rende poi alla fine paradossalmente le condotte di queste gang molto gravi, creano enorme allarme sociale, e soprattutto spesso si rivolgono alla stessa, vedono autori e vittime minorenni, e quindi questo rende ancor più grave il quadro
delle condotte, in quanto protagonisti e vittime sono entrambi minorenni. Grazie allora, prefetto Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia. Grazie, prefetto. Grazie a lei. Buon lavoro, buona giornata.